Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati sul mio canale. Nel video di oggi ho cercato di fare il possibile, c'è un po' di macello lì, però non so come fare perché il calendario che stiamo per aprire è il signor calendario e a mani basse ha già vinto il premio come calendario più bello del 2022. Ovviamente stiamo parlando, finalmente è arrivato, del palazzo di Pluijs. Eccolo qui, tutto il suo splendore. Finalmente è tra le mie mani, ho tribolato, non so nemmeno io quanto per questo calendario. È stato un po' più difficile perché l'anno scorso l'avevo scoperto per caso sul sito di BePerfect. Quest'anno era rivenduto solo ed esclusivamente sul sito di Pluijs. E qui apriti cielo perché tutte le persone che avevano visto il video dell'anno scorso sono impazzite e anch'io, perché comunque sul sito di Pluijs purtroppo per noi c'era la dogana. Quindi finché non è arrivata la fatidica mail della dogana, tutte abbiamo tirato un sospiro di sollievo perché ho pagato la dogana 12,70 euro, una roba del genere. E grazie al cielo, perché tutte temevamo che fosse molto di più. E meno male, almeno su questo siamo state graziate. La cosa bellissima di questo calendario è che ci sono queste belle finestre qui. Mamma mia, è stra pesante. Ho fatto delle clip, poi comunque ve le metto cliccando, premendo questo cuoricino, si accendono le luci che adesso così si vedono poche e niente, ma al buio è qualcosa di bellissimo. È stupendo, fatto veramente in una maniera incredibile. Sinceramente non ricordo neanche il prezzo perché l'ho preordinato a settembre, gli inizi di settembre, è arrivato ieri, oggi siamo al 28 di novembre, anzi no, cosa ieri, mi è arrivato questa mattina. L'anno scorso è stato super emozionante, abbiamo trovato una marea di cose bellissime e vediamo quest'anno cosa ci nasconde il calendario della vendita di Pluijs. Come sempre, prima di cominciare, ti ricordo, se ti fa piacere di iscriverti al mio canale, attiva la campanellina così non ti perderai i prossimi video, i prossimi calendari e seguimi anche sui vari social. E se ti va di supportarmi, lasciami un bel like per favore perché c'è un algoritmo un po' strano su YouTube e niente, cliccando lì sul tastino del pollice all'insù renderesti la Yaya molto 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 felice. Niente, allora cominciamo subito. Ah! Cercherò di fare il mio meglio per farvi vedere tutto il calendario. È veramente gigante e spero di non fare dei danni, insomma. Comunque, impossibile, come faccio? Qui c'erano queste linguette che tiravano fuori la linguettina dalla batteria, che se dovesse scaricarsi si può cambiare tranquillamente. È un calendario che arriva il 25 dicembre, il 25 è la scatola più grande in assoluto. Cercherò di essere il più breve e concisa. Scatolina numero 1. Ok, mi sa che devo rovesciarlo perché, cioè, se io tolgo la 1 poi viene giù tutto. Bene, ok, è più complicato del previsto. Qui c'è la mia scatola numero 1. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Che bello! È un lip kit. Oddio, mi servono anche le forbici, aiuto! Questo, ad esempio, l'anno scorso non l'abbiamo mai, mai trovato. I suoi packaging sono super carini, colorati. Gioca tutto sul rosa, ovviamente. A questo qui è il nostro kit labbra. Riuscirò ad aprirlo? No. No, vabbè, bellissimo. Ovviamente c'è una matita ed un rossetto. Bello, qui è tutto velluto. Eccolo qui. Quanto è bello questo pack rosato. Comunque il rossetto è assurdo. Oh, che bello, mamma mia. Siamo sui toni del nude. E questo rossetto è qualcosa di bellissimo. Un freddo che a me piace. Quindi già partiamo bene il 1° di dicembre. Questa è la bellezza. No, vabbè, ma non spero si riesca a percepire il disegno. È stupendo, è bella l'idea. E questa è una matita. Ah, non c'è scritto il colore, però è un po' più scura rispetto al rossetto. È leggermente diversa. Comunque, non voglio sbocciare tutto perché poi vorrò provare tutto in un video dedicato a Pluijs. Quindi lo proveremo assolutamente nel più breve tempo possibile. Ah, ci sono scritti qui i colori. Ok, la matita è nel colore Stripped. L'ho vista adesso. Yeah. La numero 2. Bella pesante questa scatola. Qui c'è, oh, che cos'è? Ah, un siero all'acido ialuronico. Lei ha fatto anche la skincare. L'anno scorso ho trovato diversi prodotti della linea skincare. Li ho usati e devo dire che non sono per niente male. Non tra i miei preferiti, perché di Pluijs preferisco di gran lunga il make-up. Però mi sono piaciuti. Però sono curiosa di vedere il packaging. Oh, vabbè, è stupendo. Ovviamente rosa. Si chiama Rise and Shine. Bellissima anche qui la poppettina rosa. La 3, eccola, bella, bella grande anche lei.
Aiuto. No, non si apre così. Ovvio, la stavo spaccando, si apre da quest'altro lato. Molto bene. Comunque, numero 3, tornando a parlare di cose serie, abbiamo trovato. Ah, la crema contornocchi. Guardiamo anche qui il packaging senza aprirlo. Contornocchi mi sa che non l'ho provato. Anzi, no, errore. Ho provato quello, era in tipo in un tubetto. Non penso sia la stessa. Adesso non me lo ricordo, sinceramente. Oh, che bello. Oh, amore. No, vabbè, questi da tenere in bagno tutti insieme sono troppo belli da vedere. La numero 4. Oh, vedo qualcosa di rosa, ma dai, veramente? Questo, che cos'è? Che cos'è? Ah, un eyeliner? Cavolo, tutto strasigillato. Mi piace molto questa cosa. Fall in line, stupendo. Doppia precisione, quindi un eyeliner. Che carino. Ah, ho capito qual è. Questi sono usciti quest'estate, eyeliner ovviamente rosa, ha due punte, cioè due punte, due colori, uno più fucsia, l'altro proprio rosa pastello. Ma che bello, non ho degli eyeliner rosa, adoro. Questo è il packaging strabello e questi sono i due swatches. Questa è la matita che non c'entra assolutamente niente. Bellissimo, mamma mia che bello. Ma andiamo avanti, la numero 5, proprio qua di fianco. Strapesante. Oddio, che bello, che cos'è? Ma che è sto coso? È stupendo! No, è una mousse da bagno. Ma ti prego! Ma che bella! Ma guardalo! Ah no, è aperto, eccolo, anche me lo sono infilato su per il naso. Mamma mia, ha un profumo buonissimo, super dolce. Sento miele, vaniglia, cannella e anche l'uovo. Sì, ho un sentore di ovetto, ma quanto è carino! Cioè, no, vabbè. La 6. Bella piena. Molto piena questa scatola. Ah, vedo della carta. È bello incartato, quindi presumo sia qualcosa di stradelicato, tipo una palette. Mamma mia, ma che meraviglia. Allora, non ho ancora capito cos'è, ma voglio farti capire la bellezza. Home sweet home. Ah, è una palette, infatti, una palette occhi. Packaging natalizio così bello. Allora, apriamo insieme, dai, questa merita. Questa è la meraviglia del packaging. I colori. Oh, incredibile, non ci sto credendo. In tutti i miei video ho trovato qualcosa di lilla e ho detto che quest'anno è il mio colore. E infatti mi ha messo all'interno. A me, questo packaging che pesa tanto perché è tutto decorato. Cioè, stupenda! Quanto è bella! Ovviamente c'è anche lo specchietto e questi colori sono bellissimi. Adesso questo scuro non lo userei, ma questi tre assolutamente sono fatti per me. Troppo carino questo quad, mamma mia che bello! La 7 te. Aia, ci stavo lasciando un dito. Ok, un altro prodotto della sua linea skincare. Abbiamo trovato ovviamente la crema idratante, così abbiamo sia il contorno occhi che la cremina idratante. Penso proprio che il packaging sia uguale. Sì, meraviglioso. Tutto rosa, quasi in soft touch sembra questo packaging. Niente, bellissimo, cosa devo dire se non bellissimo? Quante volte l'avrò detto? Continuerò a ripeterlo finché non finiamo di aprire questo calendario. 8 dicembre. Eccola qui, anche questa bella impegnativa. Cos'è? Una cannuccia? Oh, che bello! Questo l'ho sempre visto sul sito! Toasted marshmallow. Ok, c'è un lip conditioner e un lip oil. No, ti prego. Dai, ma come. Cioè, ma quanto spende lei in packaging? Quanto? Io non oso immaginarlo perché veramente. Poi è bello perché sto notando che non ci sono prodotti comunque ripetuti rispetto all'anno scorso, non tutte cose diverse. No, voglio sentire il profumo. Questo è il lip oil idratante. Scusate per la mia espressione anche un po' infantile, però è troppo bello. È bellissimo con questa coroncina dorata, ma ti prego, sentiamo il profumo. Mamma mia, sa di marshmallow. Ok, sa di brutto di marshmallow. E vediamo anche lui che è il balsamo. Ok, sì, questo è lo stesso packaging che abbiamo trovato l'anno scorso e volendo si può anche appendere, tipo così è carino da portarsi dietro. E lo apriamo, tanto ormai manca poco a dicembre. Sì, profuma assolutamente di marshmallow. Alla grande, direi. Mamma mia, che buono, stradolce! Confezione da urlo, da urlo. La numero 9. Eccola, qua su.
vedo due prodotti. Ehi là! Allora, questo è uno shine gloss nella versione mini e questo è un lip gloss. Ok, apriamo prima il piccolino. Ah, ok, questo qui l'avevo regalato perché non lo usavo. Vabbè, comunque la mini taglia me la terrò sicuramente. E poi questo è Silk and Satin. Questo invece si chiama, non lo so, non c'è scritto. Sì, questo è nel formato full size. Che quanto è bello. Questo è lo swatches. È lui. Bello, 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 bello. Sto facendo fatica a togliere gli eyeliner. Sono molto, ma molto resistenti. Bene, molto bene. È la numero 10. Andiamo avanti, mamma mia, che bello questo calendario. Ah, ce n'è un altro? Sì, un altro kit. Oh. Sugar cookie. Quindi di cosa potrà profumare questo kit per le labbra? No, vabbè, che meraviglia. Vabbè, questo non lo, adesso non lo apro perché comunque sarà sicuramente profumato, perché se quello sapeva tanto di marshmallow, lui assolutamente saprà di biscotti. Un altro meraviglioso kit labbra per noi. Numero 11. Altro prodotto incartato. Skin Bleed. Oddio, quanto è bello! È un illuminante! No, ma aspetta! Non hai capito? Non hai capito che packaging? Oddio, ti prego di... No, mi sa che è rotto! Mi sa che si è rotto! Vedo del dorato qui! Mi sa che si è rotto! Mi sa che qui c'è un casino. Aspetta, va là. Dimmi che c'è solo scheggiato. Sì, ciao, è tritato. È disintegrato. No, se ciao, come faccio? È completamente distrutto. No, non ci voglio credere. No, non è giusto. Sì, super dorato sicuramente, ma è distrutto. Un cuore esattamente come il mio cuore, disintegrato. La 12 dov'è? Adesso mi sono persa. Qui troviamo due prodotti. Ok, ovviamente un bel paint. Lo puoi usare come primer occhi, come base, per far risaltare gli alberi colorati. Lo puoi usare anche da solo, perché si sfuma in una meraviglia e stai tutto il giorno in questo formato, troppo 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 bello. E poi c'è anche un pigmento Inner Unicorn. Ok, comunque packaging con il cuoricino. Sì, oh che bello. Ok, ho miliardi di glitter, ma non ho dei glitter lilla, quindi sono molto contenta. Vediamo se riusciamo a farli vedere. Eccoli qua. Aiuto, lo tengo chiuso perché non voglio fare dei danni. Sì, è assolutamente iper mega colorato. Ne sono preso pochissimo, però ci sono glitter di vari colori. Vedo del bianco, verde, viola, azzurro. Adoro. Proseguiamo al numero 13. E qui troviamo un altro lip drip nel colore Push Spice. Ovviamente packaging identico a quello precedente. È bello perché qui ha tipo le goccine in rilievo. Beh, dai, un bel colore autunnale, un bel marrone scuro. Ci può stare. Ehi, ciao. La numero 14. Ok, abbiamo un lip gloss da 0 a 100 Real Thick. Packaging ovviamente, ormai non lo diciamo più perché è strabello. Sì, dovrebbe essere un pescato se non erro. Sì, assolutamente. Dove l'ho messo? Eccolo qua. Molto molto carino. La 15. Ah, un blush duo. Sweet on you e First Crush. No, vabbè. Oddio, quanto è bello. No, vabbè. È un po' bambina questa cosa, però è troppo bello. Lo adoro. Ah, ok. Si apre. Cioè, scorre questo cuore. E qui troviamo la parte rosata. E poi di sotto. No, bellissimi. Colori stupendi. Pan strabello. Quanto sono belli. Mi ricorda un po' quello di Dolce Gabbana, che ha fatto una parte rosata e una più pescata. Adoro. E ovviamente c'è anche uno specchietto. Cioè, quanto è bello. 16 dicembre. Non lo vedo. 18, 17, 16. Ci sono due cosine anche qui. Adoro. Colorazione Garden Girl e Olive Obsession. Ma che sono? Ah, sono le basi. Non sono abituata a vedere nelle scatoline. Beh, colori molto particolari, però possono sempre far comodo. Nuove colorazioni. E questa è quella Garden Olive, quella verde oliva. Sì, questi si possono tranquillamente usare anche da soli. Numero 17, bella abnorme. Ah, è un...
È un blush liquido, ma è enorme, è gigante. Cioè, questo vi basterà nei secoli dei secoli. Sì, è assolutamente un blush liquido in questo colore stupendo, in questo packaging enorme. Ma la bellezza? Ah, ok, ha la spugnetta. Proviamo tutto nel video. Tutto nel video proviamo. 18. Sottile, sottile, sottile. Tre cosine per noi. Tre matite labbra. Wow, wow, wow. I colori. Questo è Temptation, First Grade e Faithful. Sono strepitose. Molto, molto belle. Scatolina numero 19. Ah, ok. Non sono perversa, giuro. Però è che non c'è niente. Che cos'è? Ah, è una bath bomb. È una di quelle cose effervescenti che vanno nella vasca da bagno. Non ho una vasca da bagno, però la cosa bella è che ha il packaging del tipo del gloss che abbiamo trovato prima. Qui c'è la corona. Cioè, no, vabbè, stupendo. Mi sono presa paura. Sembrava un'altra cosa. Aiuto. Andiamo alla numero 20. La numero 20 è molto, ma molto, ma molto grande. Non quanto la 25, però insomma ha il suo perché. È leggera però. No, vabbè, no, sto male, la tazza. Dovete sapere che il mio fidanzato è appena tornato da un viaggio e l'ho fatto girare per mezza Barcellona per trovarmi le tazze così di Starbucks. Cioè, a saperlo, poverino, lo lasciamo in santa pace. No, vabbè, ti prego. È stupenda, è qualcosa di bellissimo. Ti prego, qui la sua cannuccia, le mie tisane, il latte, quello che vuoi, insomma. Fai il tuo caffè stile Starbucks e vai in giro per casa con questo mega bicchierone. No, vabbè, bellissima, adoro troppo. Mamma che bella, numero 21. Sono emozionata. Qui, che se c'è? Un altro rossetto. Packaging come quello del primo dicembre doveva essere. Un altro bel nude con questo bullet super decorato, con tutti questi cuori. 22 dicembre, sta per finire questo calendario bellissimo. Ecco, ci sarà qualcosa di delicato, anche lui incartato. Ti prego signore, fa che sia tutto intatto. Forse ce l'ho già. No, non ce l'ho, non ce l'ho questa paletta, adoro. Ne ho trovata una l'anno scorso che era sui toni del blu. Ne ho comprata io una perché aveva i toni grigi e io sto amando il grigio, ma dai, veramente. E questa è la Team Bride, sempre col packaging a forma di cassetta. Se non hai vissuto il momento delle cassette, non hai avuto un'infanzia straordinaria, con tutte le penne che andavamo qui per riavvolgere il nastro. Comunque la paletta, che bella, molto bella. Ovviamente sì, siamo sul rosato. Questo è il suo specchio. Toni comunque sì, portabilissimi, perché no? Togliamo questa. Assolutamente bellissima. La numero 23. Ah, ok, delle ciglia finte. Queste si chiamano le Burn Like This. Beh, dai, idea carina anche metterci un paio di ciglia finte. Sono da provare, quindi nel video makeup proveremo anche loro. C'è una farfallina qui sopra, guarda che vola, ciao. E siamo giunti alla vigilia di Natale. È finito questo calendario. È talmente grande questo che praticamente non si chiude neanche nella scatola. Questo che è un altro blush liquido Jumbo. Oh, bello questo colore, molto bello. Anche lui ovviamente avrà la spugnetta. Sì, esatto, così si può utilizzare tranquillamente. No, vabbè, ma sono troppo grandi, cioè già finirne uno sarà faticoso. Pensa a due. Quando scadono questi? Sì, 6 mesi. Ciaone, non riuscirò mai a finirlo. Quindi siamo giunti alla nostra ultima casellona. Ma veramente casellona. Faccio fatica anche a prenderla. Questo è il vero regalo. Cioè, non so se rendo. Presumo, sì, infatti qui c'è la palette. Avevamo visto un piccolo spoiler sulle sue pagine. E questa è, sì, allora, ho già una palette P. Louise ed è praticamente una mattonella. Questa è sua sorella. Oddio, prega con me che sia intatta, prega con me. Ma che bello, wow. Allora, sì, esattamente come l'altra che ho, qui c'è questo bel cuore davanti. Ma sti cuori si muovono? Sì, questi cuoricini dovrebbero tipo muoversi, sì, infatti. Fa che non sia rotta. Non è rotta, grazie. No, stupenda. Ok, palette strapesante, ma adoro il fatto che abbia messo una palette che tutti possano assolutamente utilizzare, perché abbiamo tutti comunque toni sul nude. Magic Moments già mi sta
chiamando, assolutamente. È bellissima, strapesante, ma quanto è bella. P. Louise, io ti adoro. E niente, cosa dire? Questo calendario io me l'aspettavo che sarebbe stato stupendo, infatti è bellissimo. Mi rompe, uno non può capire quanto io sia arrabbiata per questo illuminante rotto. Proverò a scrivere al servizio clienti, vediamo un po' cosa mi dicono, perché non è un calendario comunque low cost e arrivare con un prodotto rotto è una bella rottura. E quindi niente, questo qui era il contenuto del meraviglioso calendario dell'avvento di P. Louise. Io spero tantissimo che questo video ti sia piaciuto e che ti abbia fatto un po' di compagnia. Io ti mando un bacio iper mega gigante e ci vediamo al prossimo calendario. Ciao ciao!